È con noi oggi una figura un po' atipica per il nostro format. Si tratta di Roberto Todisco, che è un giornalista del settore dell'aerospazio, collaboro con Aerospazio Campania e con l'associazione Aeropolis, ma è questa un po' la novità, è anche un poeta e uno scrittore. Come fa Roberto a conciliare queste due attività che apparentemente sono abbastanza lontane l'una dall'altra? Beh, in fondo secondo me non sono cose poi così lontane, in fondo si tratta di in qualche modo raccontare la realtà con registri stilistici e linguistici diversi, però la presa sulla realtà è quella che conta. E poi diciamo, l'attività di giornalista sicuramente fornisce un buon bagaglio di strumenti, di lavoro anche per la scrittura creativa, perché abituo a lavorare in tempi stretti con degli obiettivi, quindi non credo che siano poi così lontani questi mondi. Questo libro di poesia pubblicato credo nei mesi scorsi, Fino alle soglie ritorno, che mi pare dalle presentazioni, dalla partecipazione di pubblico e anche dal rilievo che ha avuto, mi sembra sia stato bene accolto sia dalla critica che dagli appassionati di questo genere di scrittura. Beh, potresti parlarcene un po' oggi ai nostri telespettatori che si occupano da aeri, ma non credo che siano insensibili alla poesia o all'arte letteraria, alla capacità della scrittura. Sì, sicuramente, non saranno sicuramente insensibili da diciamo, i seguaci di Saint-Exupéry, aviatore appassionato di volo e scrittore, forse qualcosa c'è nell'animo. No, sì, la raccolta di poesie Fino alla soglia di ritorno è una raccolta di ritratti in poesia, una sorta come schema di antologia di Spoon River, che racconto e ritraggo dei personaggi particolari tratti sia dal mondo reale che dal mondo della letteratura, cercando di ricavare un'umanità altra, un'umanità di solito messa ai margini della nostra vita sociale. Il tuo ultimo lavoro pubblicato da questa casa editrice napoletana, anche abbastanza originale, Le Nuvole di Ardesia, è un romanzo. Un romanzo pareva un destino. Credo che si tratti in qualche modo della rappresentazione di un viaggio di un personaggio, Rutilio, mi pare di ricordare, figura mitica tra il passato e il presente, in un viaggio verso un paesino del Piemonte dove incontrano tutta una serie di personaggi che mi pare di capire siano un po' un quadro che serve a te per dare una descrizione del paese di oggi e di quello che era ieri. Sicuramente il punto di partenza di fondo è il ragionamento sul fatto che la crisi che stiamo vivendo, prima di essere una crisi economica è una crisi culturale e poi una crisi politica, ne abbiamo testimonianza delle vicende post elezioni, e poi in seguito una crisi economica. Quindi il mio viaggio, cioè il viaggio del mio personaggio, mi serve proprio a ritrarre questo mondo in crisi. Rutilio è il Rutilio Navanziano, che ha lo stesso nome di un antico poeta latino, che si trovò a fare un viaggio simile a quello del protagonista nel 400 d.C., in occasione delle famose invasioni barbariche. Quindi lo spunto, l'idea, era quella di accostare, attraverso la coincidenza di un nome, due crolli, due crisi, quella molto meno drammatica diciamo dei giorni nostri, con quella dell'impero romano. Nel libro ho letto diverse citazioni, è ricco di citazioni musicali, di riferimenti e trascrizioni di testi di Dylan, di De Gregori, di De André. Com'è che metti insieme questi due aspetti? Come intrecci gli aspetti musicali con la narrazione del viaggio di questo personaggio? I momenti musicali mi servivano per dare nel minor tempo possibile lo stato emotivo di alcuni personaggi. E poi una canzone, che è quella centrale, diciamo il pezzo più importante come citazione musicale, è quella Alice, la canzone di De Gregori, che è strutturata un pochettino come io ho strutturato il libro, cioè con una serie di incontri, una serie di personaggi, e quindi dalla riflessione della canzone mi sono allargato alla riflessione totale. Poi ho cercato di dare in questo modo una colonna sonora, come fosse un film. Io ho cercato un po' di condurre il registro linguistico verso un registro cinematografico, quindi fatto di impressioni, di immagini, e quindi ci vuole una colonna sonora. Roberto, diciamo negli ultimi tempi, negli ultimi anni, è venuta fuori una generazione di nuovi scrittori napoletani. Inutile citarne per non dimenticarne qualcuno.
Però questi scrittori amano ambientare tutte le loro opere a Napoli. Il tuo libro non è ambientato a Napoli. A parte un personaggio che è un po' curioso, Ulisse mi pare che si chiami, che poi è un partigiano, che non si riesce a capire come si intreccia un po' con, un con il viaggio che invece tu descrivi. Si intreccia perché il protagonista durante il viaggio ricorda il padre, che è stato partigiano della resistenza piemontese nella provincia di Cuneo, quella per intenderci di Fenoglio, l'ambientazione, e incontra, visto che io ho ambientato il romanzo fra Roma e questo paesino del Piemonte, avevo la voglia, anche un po' lo spirito di metterci un po' di Napoli, un po' di personaggi napoletani. Ho fatto incontrare sulle montagne al padre del protagonista questo personaggio, Ulisse, che diciamo della napoletanità poi ha molto, perché calcando anche un po' la mano in maniera un po' farsisca, do a lui il potere, diciamo, di fare con le parole quello che vuole, per questo Ulisse è il suo soprannome, e quindi riesce ad affascinare diciamo un napoletano, se vogliamo anche di altri tempi, che con le parole riesce a fare quello che vuole, convince le persone. Nel libro fai dire a Rutilio che lui si sente come una lettera smarrita. È una descrizione che calza per te o è, diciamo, è una evasione un po' così letterale? Calza per me, però io credo che la cosa più importante sia che calzi per molti italiani, cioè calzi per molte persone che si sentono protagoniste in un mondo che non è quello che gli somiglia. Cioè si sentono una lettera smarrita perché vivono in un paese che diciamo ha un mondo e degli ideali diversi dai propri. In questo caso io ho collegato gli ideali agli ideali della resistenza, gli ideali che hanno portato alla scrittura della Costituzione italiana. Ecco, visto soprattutto che il romanzo è ambientato nel corso delle elezioni politiche, quelle del 2008 naturalmente, il protagonista si sente straniero, si sente in una terra straniera, non diciamo per carta d'identità, ma per di cuore. Ti facciamo gli auguri come scrittore, ma anche, se ci consenti, come scrittore e giornalista dell'aerospazio.